Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato agli snapshot di Minecraft. In particolar modo oggi parleremo del 19V41A snapshot della 1.15 che si distingue rispetto agli altri snapshot per aver aggiunto ben due nuovi blocchi, vale a dire l'Honeycomb Block e l'Honey Block, blocco già annunciato e spiegato ampiamente all'interno del Minecon. Ovviamente ci sono delle novità extra che andremo a vedere insieme. Prima di cominciare, innanzitutto vi chiedo di lasciare un like, di supportare con un commento per dirmi che cosa ne pensate di questo nuovo blocco, soprattutto l'Honey Block, che è interessantissimo, e di condividere il video con i vostri amici per far girare le informazioni. Prima di cominciare, delle info importantissime, info extra video ovviamente, perché questo sabato, cioè sabato 12, sarò alla Games Challenge di Ferrara. Sarò in Fiera Ferrara, quindi, e sarò presente sul palco della fiera alle ore 15 fino alle 16, in compagnia di Tyr e Dani, tra l'altro, e alle 16 ci sarà il meet and greet, quindi sarò al meet and greet. Se volete venire, siete della zona dell'Emilia Romagna o semplicemente vi va di venire, vi lascio le informazioni in descrizione con il link anche all'evento per tutte le info. Inoltre vi invito a passare nello shop ufficiale del merchandise perché la maglietta Siren in edizione limitata sta per andare a esaurirsi, quindi ci sarà solamente fino alla mezzanotte di questa domenica. E infine, se avete visto Katherine in live l'altro giorno, sappiate che questa sera alle 20.30 ci sarà la seconda e ultima parte di Katherine Full Body, il walkthrough. Ovviamente il live, trovate il canale live in descrizione. Prima di cominciare a parlare di questi due nuovi blocchi, ragazzi, dobbiamo dire che fine hanno fatto il Crystallized Honey e il blocco di cera di cui si parlava negli snapshot precedenti. Allora, quelle due texture di cui si parlava sono ancora presenti all'interno del jar della versione. Ma quindi, che fine hanno fatto? Secondo me, a questo punto, sono degli item che hanno scartato nel corso della programmazione degli snapshot. Perché mi sembra strano avere due nuovi blocchi e poi avere anche il blocco di cera di cui ancora non hanno mostrato nulla. Però ci tenevo a sottolineare che l'aggiunta di questi blocchi non ha rimosso il blocco di cera, che in qualche modo è ancora presente all'interno del jar, ma non si sa che fine farà. Partiamo dall'Honeycomb Block. Questo blocco viene craftato con 4 favi, item ottenibile dagli alveari, come abbiamo già visto abbondantemente. Questo blocco, che si ottiene con i 4 che vedete qui, è estetico, niente di più. È un blocco estetico. È un po' un blocco difficile da utilizzare come estetica, perché al di là di un contesto di api non saprei come usarlo. Potrebbe abbinarsi bene con blocchi gialli, l'oro, con un po' di fantasia potrebbero essere delle piastrelle particolari. Però, boh, è un blocco estetico un po' particolare che lascia il tempo che trova. Carino, forse troppo specifico. L'Honey Block invece è molto più interessante. Si crafta ovviamente con il miele. Per ottenere un Honey Block dobbiamo utilizzare 4 ampolle di miele, 4 bottiglie piene di miele nella crafting table. Il crafting non va a consumare le bottigliette ma solo il miele, quindi ci dà l'Honey Block e ci ridà le bottigliette vuote, un po' come avviene con i bucket nel crafting della torta. Lo abbiamo già visto, come si diceva, all'interno del Minecon, quindi alcune caratteristiche le potreste già conoscere. Innanzitutto l'Honey Block rallenta il player, come vedete vengo rallentato quando ci cammino sopra e saltando, come vedete posso saltare, ma il salto è molto limitato. Ora ho volato perché sono in creativa, però ti permette di camminare ma non di correre, di saltare davvero pochissimo. Queste caratteristiche vengono trasmesse al player o alle entità sopra il blocco anche in caso di tappeto sopra l'Honey Block, vedete la stessa cosa, e anche se c'è un mezzo blocco. Sto sul mezzo blocco e comunque sento l'influenza dell'Honey Block lì sotto. Davvero molto curioso e molto interessante. Va a unire un po' delle feature di tanti blocchi già presenti in un blocco solo. Quindi crea una versione di queste funzioni differente. Inoltre l'Honey Block ha ancora tante caratteristiche. Andiamo un attimo in Game Mode 0. Vi faccio vedere che salendo su questo pillar e buttandoci sull'Honey Block, questo blocco attutirà la caduta, un po' come avviene con lo slime, i letti, eccetera, eccetera. Feature molto più interessante è il fatto che il blocco, essendo appiccicoso, ti permette di cadere lentamente, come vedete. Quindi rimane appiccicato e cadi lentamente. Una cosa che vorrei provare a fare è buttarmi e afferrarlo al volo, perché funziona anche questo. Come vedete, mi butto, lo afferro al volo, mi rallenta fino a terra. Quindi è molto utile
per ipotetici dropper. Blocco pensato, tra l'altro, soprattutto per i parkour, a detta dei programmatori. Un'altra cosa molto interessante è che, attaccato a un pistone, fa come lo slime block, ma attivando il pistone io non vengo fatto rimbalzare, come nel caso dello slime block, ma rimango appiccicato. Quando scendo, come vedete, subisco il saltino classico, ma salendo rimango assolutamente appiccicato. Ecco qua. Le entità anche, ovviamente, saranno totalmente appiccicate al blocco. Come vedete, a parte per la caduta, quando salgono sono assolutamente appiccicate. In teoria dovrebbe essere in grado di staccarsi la mucca, ma al momento se ne sta totalmente immobile, quindi vediamo se è una feature o è un caso. Questo blocco essendo... era un caso, perfetto. Questo blocco essendo appiccicoso può essere utilizzato esattamente come lo slime block per... andare ad appiccicare altri blocchi di Oniblock, per l'appunto, e altri blocchi normali, in modo da spostarli tutti insieme da un pistone. Quindi in questo caso funziona esattamente come lo slime block. Domanda molto curiosa a questo punto è: slime block vicino all'Oniblock come si comporta? Perché o si appiccica o si separano in qualche modo. La risposta è che si appiccicano. Come vedete, l'Oniblock tira sullo slime e lo slime tira su l'Oniblock. Si appiccicano tra di loro e sono assolutamente alla pari nel farlo. Quindi non c'è uno, che ne so, lo slime funziona sull'Oniblock e non viceversa. Funzionano entrambi. Questa è una bella notizia, una brutta notizia? Dipende dai punti di vista. Perché sicuramente si potranno fare delle cose extra grazie a queste funzioni. Però se non si fossero appiccicati tra di loro, ecco, potevamo fare dei circuiti abbastanza interessanti. Quindi vabbè, magari cambierà in futuro questa feature, però per ora è così. Due cose un po' dubbie. Una è la caratteristica dei mob che dovrebbero evitare di camminare sull'Oniblock. Come vedete se ne è sbattuta alla grande. Quindi in teoria avevo fatto questo percorso dove teoricamente, mettendo la mucca al centro, per uscire sarebbe dovuta passare sull'erba. Però passano tranquillamente sull'Oniblock, quindi è una feature non confermata che comunque non funziona. Così come la feature che va testata del fatto che le api mangerebbero l'Oniblock. Ora, a me non sembra, quindi staremo a vedere se funzionerà in futuro, però al momento non sembrerebbe funzionare. Infine, l'Oniblock può far passare il segnale di redstone come fa questo blocco d'erba? La risposta è no, l'Oniblock non fa da tramite alla redstone, come vedete non fa passare il segnale. Che dire ragazzi, un blocco davvero molto interessante, sarà molto curioso da utilizzare perché permette di fare dei circuiti come lo slime, ma allo stesso modo con una caratteristica diversa. Oltre che ha delle feature davvero davvero belle, uno dei blocchi più completi finora aggiunti in Minecraft, ha davvero un sacco di caratteristiche. Quindi da parte mia direi assolutamente promosso. L'Onicon Block, carino, però è solo estetico, quindi non saprei che cosa dire. Ma andando avanti, ci sono altre piccole aggiunte ad altri aspetti che non c'entrano di Minecraft. Ad esempio, l'Iron Golem, cosa molto carina a mio parere, quando viene danneggiato subirà l'effetto del danneggiamento e quindi dopo un po' si creeranno delle crepe. Guardate, si è crepato. Andando avanti, posso creparlo ulteriormente e così via. Quindi un Iron Golem danneggiato mostrerà i segni del suo danneggiamento sul suo corpo. Per ripristinarlo, perché di contro lo possiamo aggiustare, dobbiamo utilizzare un lingotto. Un lingotto va a curare 12,5 cuori, quindi 25 punti salute se non ricordo male, e funziona anche sulla sua texture, quindi riparandolo, come vedete, torna normale e fa anche un suono per indicarci che lo abbiamo riparato. Molto carino, soprattutto per il fatto di poter riparare i nostri golem, cosa che prima non si poteva fare. Il blocco del Beehive è stato cambiato come nome, adesso è scritto tutto attaccato, un piccolo dettaglio, niente di che. Mentre con gli Stripped Log, quindi questi blocchi qui, sarà possibile fare direttamente nella crafting table lo Stripped Wood. Quindi il blocco, diciamo, di corteccia, però totalmente strippato. Stesso crafting delle versioni normali, che prima però non era possibile. Quindi per ottenere questo blocco devi fare la corteccia normale e poi con l'ascia crearlo. Ora possiamo fare direttamente questo passaggio. Qualche novità tecnica o secondaria. Gli Ender Dragon hanno avuto una piccola modifica della texture per sistemare a quanto pare dei piccoli errori che avevano. I villager trasformati in zombie, quando vengono convertiti di nuovo in villager, non despawnano, cosa che prima facevano per via di un problema.
Gli effetti di stato del danno istantaneo, della salute istantanea e della saturazione ora hanno un loro sprite. Per quanto riguarda il comando effect, quando noi facciamo un effect clear, possiamo farlo senza il target perché il target verrà sottinteso come chiocciola S. Quindi in questo caso non ho nulla da pulire, però il comando è stato eseguito correttamente. Infine è stato aggiunto il comando spectate, che ci permette di fare nella spectator mode di spectare un altro player. Per questo snapshot è tutto, lo proveremo sicuramente domani nella serie di sopravvivenza e soprattutto questo blocco perché non vedo l'ora di farci qualcosa di interessante. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, ricordatevi di passare in descrizione per la fiera se siete interessati a venire a Ferrara a trovarci e poi anche per lo shop ufficiale come vi ho detto e poi vi aspetto in live alle 20:30 per Catering. Detto ciò, un saluto da Iron Blaze, ci vediamo presto anche con altre novità di Minecraft. Ciao a tutti!